Riccardo Visconti, un finale di stagione tutto da scrivere. Che aria si respira all'interno dello spogliatoio? Che aria si respira all'interno del mondo VL? Sicuramente dopo la vittoria di sabato è un bell'ambiente, non che prima fosse negativo, però era un po' di tempo che cercavamo la vittoria, davamo tutto per averla e non arrivava, quindi è stato un momento un po' di fatiche, coronato dalla vittoria contro Trieste, che sicuramente ha dato tanto morale, tante buone speranze per il futuro, per il breve futuro. 4 squadre per 3 posti, quanto ci credete ora? Sicuramente ci crediamo, però sai, secondo me è difficile provare a pensare adesso andiamo ai playoff o non andiamo ai playoff. Secondo me noi dobbiamo concentrarci su il qui ed ora, riuscire a fare le migliori partite possibili, e queste ci porteranno sicuramente a dove dobbiamo andare, no? Ecco, sai, i tifosi della VL sono tanto legati alla maglia, alla squadra. Ieri ho visto c'era Lampopoulos, era nel giorno libero, assediato da tanti tifosi, e c'era un bel dialogo tra loro. Ecco, quanto sentite l'amore e il calore dei tifosi, e quanto è diverso magari rispetto alle esperienze che avete vissuto? Ma qua si sente tantissimo, perché la piazza è una piazza storica, è una piazza in cui la gente conosce la pallacanestro, conosce il passato che ha questa società. Noi lo sentiamo tanto la passione, abbiamo sentito durante l'anno tante trasferte in cui sono venuti tanti tifosi, questo a noi fa un immenso piacere. Io per le cose passate, io sono sempre stato fortunato, ho sempre avuto in passato delle tifoserie super che ci stavano accanto alla squadra, però qua si sente tanto, è bello andare in giro e essere riconosciuti, e quindi è una cosa positiva che può unire, farci avere una forza in più quando siamo in campo. Che voto daresti alla stagione di Riccardo Visconti fino a questo momento, e quanto può cambiare nelle ultime partite? Sicuramente mi darò un voto molto più alto rispetto a quello che pensano gli altri. Io mi do un 7,5, me lo do, ma a prescindere dalle prestazioni in campo, per la testa che ho avuto, sai. Mi sono sentito dire che le mie difese, molti messaggi mi sono arrivati dai tifosi, che le mie difese gasano il pubblico. A me non è mai stata detta una cosa del genere nella mia vita. Io inizio anno, le prime cose che ho detto quando sono arrivato qua è che il mio progresso, il mio sviluppo come giocatore partiva dalla difesa, dall'essere presente in difesa, da dare una mano alla squadra difensivamente, magari con le energie, e questo sono riuscito a farlo, inevitabilmente, a prescindere dai palloni che entrano, dai palloni che escono, da quanti punti ho fatto, da quanti assist. Hai parlato di percorso di crescita, quindi ti chiedo, indipendentemente se Riccardo Visconti rimarrà o meno alla VL il prossimo anno, ma se cosa si aspetta Riccardo Visconti dalla prossima stagione? Mi aspetto di riuscire a continuare con questa energia che ho conosciuto anch'io, cioè non, come posso dire, non è che l'ho imparata, ho scoperto questo lato di me che è sicuramente positivo sia per me che per la squadra. Sicuramente il secondo step che devo fare è riuscire a migliorare un po' di più sul controllo della palla, sul palleggio, in modo da riuscire anche a creare per dei miei compagni, non solo sfruttare su uno scarico, su un tiro. E riuscire ad amalgamare tutto, no? E soprattutto riuscire a creare una costanza in quello che sto facendo, ecco.